IES lo riconquista i turisti stranieri e sono i dati che parlano, dati in tempo reale, quelli di cui dispone l'Associazione Albergatori della località balneare, grazie a un rilevamento in continuo aggiornamento. Presenze e arrivi in aumento a luglio e cresce anche il turismo di qualità, ma è agosto che fa la differenza. Che va da un 4,5% degli italiani e un 5,6% degli stranieri. Questo era già previsto, già nel periodo di febbraio-marzo avevamo visto la crescita delle anticipazioni sulle prenotazioni del mese di luglio ed era un messaggio positivo sostanzialmente anche per le situazioni internazionali che ci sono. Poi peraltro possiamo dire che abbiamo l'agosto adesso che ci aspetta e quindi possiamo dire che gli stranieri mantengono una grande performance nella nostra località, c'è una buona attrazione, gli italiani stanno arrivando ma aspettano l'ultimo momento probabilmente per questioni di ferie e di tutto quello che magari sta succedendo attorno al nostro Triveneto, ma siamo qui appunto perché fondamentale per una riuscita di una buona stagione è il mese di agosto. Ritornano tra gli ombrelloni di Jesolo anche i tedeschi, new entry, sempre più affollate, i polacchi, ma soprattutto lusinga, con un compiaciuto sapore di Amarcord, la presenza degli inglesi. I paesi del nord Europa stanno arrivando a Jesolo e quindi c'è un ritorno, vorrei dire lento, ma comunque anche degli inglesi che una volta li avevamo persi. Sostanzialmente Jesolo e penso la costa veneta si sta riproponendo a un mercato internazionale che durerà nel tempo perché le cose che stanno succedendo in giro per il mondo creeranno queste condizioni. La paura del terrorismo ha reimpostato i flussi verso l'Italia e Jesolo si conferma cittadina di mare, ricca di eventi e manifestazioni. L'obiettivo è proprio questo, capire quale o quanto una manifestazione è performante per l'attrazione della località, per la permanenza, non tanto per il pendolarismo che magari può essere sicuramente un fattore positivo. Peraltro io credo che dovremmo puntare tantissimo verso la fine della stagione dove ci sono manifestazioni importantissime, Beach Soccer, Miss Italia e tante altre che creeranno le condizioni di allungamento della stagione e ci faranno recuperare magari quello che abbiamo perso all'inizio per il cattivo tempo e per una situazione che oggi è già passata. C'è sempre un ritorno a primo amore, stessa spiaggia, stesso mare, non a caso.